Secondo tema, discernere. Non siamo in genere abituati a questa arte del discernimento ecclesiale. Se non facciamo la nostra esperienza nei gruppi giovanili, nelle parrocchie, di essere insieme per scegliere delle cose importanti, non di quante lampadine dobbiamo accendere al santo di turno, o di chi deve pulire l'altare e la chiesa, ma quando ci sono riunioni di orientamento, riunioni di valore, cosa mettere al centro, cosa lasciare dopo, riunioni per rinnovare una pastorale logora e desueta. Può essere mai che ancora in alcune parrocchie si fanno 6 incontri per prepararsi al matrimonio, in questi 6 incontri ti trovo l'assessore che ti spiega dettagliatamente tante cose che ci potessero insegnare, giusto? Gli stessi cosiddetti fidanzati, o si presentano già con le pance tante, o vengono accompagnate dal bambino. Cioè, il mondo è cambiato. Se il mondo è cambiato, deve cambiare il paradigma anche della preparazione, che non possiamo ridurre a 6 o 8 incontri, perché spesso chi si vuole avvicinare al matrimonio religioso non ha neppure i rudimenti di che cosa significa un sacramento. Allora bisogna fare prima un percorso di fede e lì innestare una scelta religiosa, altrimenti rischiamo di tanti matrimoni in chiesa, tutti dichiarabili nulli, perché se tu non sei consapevole del sacramento che stai celebrando, tu non l'hai celebrato il sacramento, sei entrato in chiesa, hai fatto una farsa, ma non hai celebrato un sacramento. Questo richiede che cosa? Una conversione pastorale radicale. Il padre, il Papa lo dice: abbattete i vecchi schemi e cercate di adeguare categorie, linguaggi e metodi che possano essere colti da tutti e riformulare e rifondare la vita, diciamo, la pastorale ordinaria, soprattutto quella matrimoniale. Il discernimento comunitario, mi dice Lorenzo? Posso continuare? Sì. Dicevo, quello che riguarda il discernimento, anche qui, è uno sviluppo della parte di fede che riguarda lo spirito. Cioè, discernere significa lasciarsi illuminare interiormente dall'azione dello spirito che ci guidi nella direzione che Dio vuole da noi. Questo è vero a livello personale, quando dobbiamo fare delle scelte personali, ma è vero anche a livello ecclesiale. Ma questo deve, come può avvenire? Quando il parroco per primo fa un atto di fede e dice: da queste persone che ho davanti mi possono venire delle illuminazioni. Se così è, ti dà lo spazio di parlare, di dire che una cosa non va più bene, se ne deve fare un'altra, di inventare una strada nuova. Ma se il parroco, quando riunisce il consiglio pastorale, si mette a parlare alle 5 e finisce alle 8 di sera parlando sempre lui, gli altri si sentono delle marionette nelle mani di uno che neanche li muove. Capite che cosa significa conversione pastorale? Parte da una conversione personale alla vita della Chiesa e da un ascolto obbediente allo Spirito, ma deve attraversare monti e mari per poter realizzare quello che Dio veramente vuole. Ma se non c'è la mens, se non stiamo alla pari, se io non mi convinco che quello che dici tu è valido altrettanto di quello che dico io, non va bene. Allora il discernimento esige un cambio di paradigma ecclesiale, che deve essere un paradigma di partecipazione. Invece noi che diciamo? Il consiglio pastorale è quello che vale, questi siamo i rappresentanti di una parrocchia. Ma di che parliamo? Ci sono parrocchie di 15.000 anime, di 20.000 anime, città. E tu pensi che il cristiano comune che viene a messa non può avere anche lui la parola per dire: guardi, questo prete dice un sacco di sciocchezze all'omelia, o lo fate preparare o ve lo levate dai piedi. Perché? C'è questo fenomeno del turismo domenicale, religioso. Noi in quella parrocchia non ci vado, c'è uno che parla di 11 mesi, io vado in quella parrocchia, mia madre ha 80 anni e mi disse: gioia mia, ho trovato la mia chiesa ideale una domenica, e qual è? Quella in cui non fa l'omelia il prete, che è una sacristia.
E una volta davanti a un vescovo che mi diceva, era tema l'omelia, erano venuti i preti, ho detto, ma lei, dico, eccellenza, perché non dà il permesso ad alcuni dei suoi preti di non fare, perché hanno l'obbligo di fare l'omelia, di non fare l'omelia? E che cosa dovrebbe fare? Leggere due volte il Vangelo, va meglio così che parola di Dio arriva al cuore. Voglio dire, noi laici abbiamo il diritto, abbiamo tanti doveri, ma abbiamo il diritto di pretendere dai nostri pastori cultura religiosa di classe, perché non siamo né scemi né passivi, siamo persone che ci stiamo rassegnando ad un andazzo e che invece è un andazzo che richiede una, come posso dire, una nuova spinta verso il futuro, con una coscienza di appartenenza ecclesiale diversa da come è stato finora. Io per esempio detesto quelle parrocchie dove il partito più forte è quello delle pie donne, che vedono avvicendarsi i parroci e loro sono là a decidere la sorte della parrocchia, degli impegni, dei compiti da distribuire. Rompiamo questi schemi, entriamo in una dimensione comunitaria dove entri l'alterità di diritto, quello che la pensa diversamente da me, purché il dibattito nella Chiesa sia un dibattito intelligente che tocca punti nevralgici della vita anche del paese. Quale parrocchia offre spazi per parlare della politica attuale? Nessuno. La politica è argomento da mettere tra parentesi, da disprezzare, non ci laviamo così le mani da quello che succede. Ho sentito io Papa Francesco che parlava di questo e diceva, mai come ora è richiesto, come nella fondazione della Prima Repubblica, l'impegno di tanti laici sapienti che possano in qualche modo animare la vita della politica. Mi direte, ma noi ci sporchiamo le mani, e lui ha risposto, venite da me, io vi lavo le mani e poi tornate a combattere sul piano dove si decidono le sorti del bene comune e del benessere del paese. Si attribuiscono titolo di cattolici quando arrivano lì per avere il voto e poi non li vedi più, sono solo degli spunti, ma è per dirvi che anche le politiche familiari potrebbero essere altro rispetto a quello che sono. Il discernimento richiede la capacità di ascolto. Prima di parlare, ascoltiamo. Chi ascoltiamo? La voce di Dio nella sua parola. La voce del popolo, per poter capire, dopo aver ascoltato, verso dove andare. Questo si chiama sensus fidei. È come un sesto senso. Io ascoltando dico sì, questa cosa che tu stai dicendo è consonante alla nostra fede, dobbiamo tenerne conto, oppure non interessa assolutamente. Sensus fidei è questo sesto senso del credente che sente la sintonia con le verità di Dio. Quando il sensus fidei diventa un consensus fideium, lì è la forza del cambiamento, cioè tutti siamo concordi, non perché uno influenza altri, ma perché suona bene che la fraternità cristiana oggi deve dare un contributo diverso. Allora lì si fa presente lo spirito, dov'è un consensus fidelium, lì tu riconosci, i padri della Chiesa dicevano che quando tutti erano d'accordo su un tema vuol dire che lì agiva la Trinità e in particolare lo spirito.